La domanda mi istiga a confezionare poi altri interrogativi. Diciamo la domanda: non ho mai mangiato la buccia al mango? Prendere i capelli? No, non necessariamente. Se la radioterapia è una terapia locale, se io irradio la pelvi, i capelli non si perdono. Se io irradio il cranio, allora questa possibilità c'è, ma è temporanea. Ricresco assolutamente. Allora, a volte con dei colori diversi. Dai. Sì. A proposito di colori, ecco la chiosa. Negli ultimi 30 anni quanto è diminuito diminuita la quantità di effetti collaterali? Ma molto di più. È chiaro che per chi li vive un effetto collaterale è tutto. Però guardate. Allora se mi fanno la radio a me divento biondo. Dimezzati. In alcune terapie, proprio perché sono brevi, corte, su volumi piccoli, non esistono più. E poi gli effetti collaterali vanno sempre presi a cuore dai curanti e questo aumenta e diminuisce la percezione del disagio. Domenico, professor Sorn, un altro messaggio vocale per lei. Buongiorno, ho 79 anni. Chiedo se il sonno indotto da farmaci prescritti ha la stessa validità sul cervello del sonno naturale. Grazie. Bella domanda. Se io ho un disturbo del sonno devo cercare la causa. E non è saggio prendere un sonnifero a casaccio. La cosa importante è cercare di identificare la causa, anche perché il sonno è diverso, quello indotto da farmaci, e può avere un effetto sul ritmo, sull'attività della veglia, perché noi parliamo di sonno, in realtà dovremmo parlare di ritmo sonno-veglia, e a volte i farmaci modificano il nostro funzionamento durante il giorno. Molto bene. Sara fa una domanda che secondo me può coinvolgere i nostri due professori. Vuole sapere se la vitamina B12 è vero che serva per prevenire la demenza senile. Domanda che... No, non previene, ma è necessario averla. Non possiamo considerare la carenza di B12 come una causa certa di demenza. La B1, casomai, può essere causa di un tipo particolare di demenza. Tutte e due sono fondamentali per il buon funzionamento del cervello, per cui dobbiamo averle. Infatti, essendo un micronutriente essenziale, chiaramente in chi ha un regime alimentare particolarmente restrittivo, mi riferisco ai vegetariani e vegani, devono integrarla. Allora, per il professor Valentini, due domande possono sembrare futili, ma in realtà non lo sono affatto. La prima, dopo i trattamenti di radioterapia si può prendere il sole? La seconda, la secchezza cutanea è comunque da mettere nel conto? Allora, la cute prima era un grande problema, prima degli anni 90, perché molta dose veniva depositata sulla cute. Adesso gli acceleratori hanno ridotto tantissimo questo rischio. E poi bisogna anche capire come uno si espone al sole, perché c'è chi fa l'aragosta e chi invece si protegge. Allora, ci sono conoscenze nei nostri centri radioterapici molto diffuse per allora questa gira è la mia. Su come gestire l'esposizione al sole. E la è bello, la gira è mia. Una domanda... Vivo. Torniamo sull'avvocato, dottoressa, messaggio vocale per lei. Ho usato due volte l'avvocato, due volte ho avuto una reazione allergica. Chiedo alla dottoressa, è possibile che sia stato l'avvocato? Molto probabilmente la signora ha un'allergia al lattice e in alcuni casi si può verificare una cross reattività perché hanno delle componenti molecolari simili, l'avocado e il lattice. Di conseguenza quando vengono in presenza di un'allergia al lattice, quando viene assunto l'avocado o anche la banana, ad esempio, le stesse componenti, si può scatenare una reazione allergica. Ci vediamo alla puntata di oggi, ringraziamo i nostri ospiti che ci telefono e vi do un appuntamento a domani. E la mattina che queríamos comunicarnos con voi, che Mauro insistió mucho, dijo para nada. No tuve nada, solo a la tarde dice que yo le dejé en la telefónica y me llamó. Ci saranno stati dei problemi con internet.
No. Tanto per cambiare, un posto al sole. Che bello, gli hai messo una goccia di qualcosa tipo una di cognac. Ah. Arena del Padova, preparaos, porque el gran Ramón Aranguera va a embarcarnos en un viaje por las rías gallegas. Viento en popa, a todo ver. Hola Ramón, ¿y tú por estas partes? Hola Teresa, es que me mareo mucho y me traigo sorpresa aquí. No te preocupes, aquí no te vas a marear, porque las aguas son muy tranquilas y vamos a embarcar en un malandro de 106 años. No son muchos. No, nunca, nunca, son muchos cuando hay seguridad. Pasen, señores, pasen, grandes amigos para mirar. Ay, tranquilito, Jesús Luis. Oye, ¿se lo sacó? ¿Dónde y cuándo se construyó? Pues se construyó en 1916. Servía para transportar las mercaderías de la familia Viete, que tenía fábricas de conservas. Y ya en el siglo XIX vinieron muchas familias de catalanes, principalmente de Blanes, personas que sabían que aquí había sardinas, entonces necesitaban las fábricas y barcos para transportar lo que ellos hacían en las fábricas. Pues cuando iban para Vigo, la familia Viete lo usaba para un perrito chiquito para tener en brazos. Estar, porque en España aquí no lo encontraban, no había sardinas. Oye, ¿y ese barco cómo funciona? ¿A vela? ¿A motor? Pues fue construido para funcionar a vela. Luego con el tiempo tuvieron que ponerle un motor. Mira, Mauricio, la donna si gusta come cammina. Quando venite la cucina tarde, che io mi sto dormendo e camminando di ese modo, il perro ladra, me despierta. ¿Por qué caminas con un zombie haciendo este ruido? A volte mi si slacciano le scarpe. Aquí pegada a la costa, que estuvo en función. Y era muy importante porque ahí tenían ya las raplas para que los barcos viniesen directamente a cargar para llevarlos para Asturias y donde era necesario. ¿Y este barco de qué madera es? Está hecho de madera de roble y de pino, que se encontraba toda aquí, escogido por gente, pues fragueiros, que solo se dedicaban a ir al monte y escogían los árboles. Cuando me la llevé, digo, te vas a ir con este negro ahí. Hace 14 años. O sea, la madre no me soporta. Su lugar está con papá y mamá. Para llegar al éxito. Qué gentuza, che. Hablé 28 días. Purina One. Ingredientes seleccionados en combinaciones curiosas. Para una energía saludable. Anda adelante. Purina One. En 28 días. Una mascota visiblemente más saludable. No. Ancora terminò che sono sedato. No. Andate avanti e poi regressa a esso per leggerla scritta, ma muovete di uno e regressa atrás. No, MTV era, non era Planeta Anima. Nicole tenía problemas de salud esporádicamente. Los senos le dolían. Tuvo varias cirugías y diferentes aumentos. Sufría de migrañas. Y por esa razón tomaba medicamentos legales que le recetaban. En 1996 los problemas de la modelo se salieron de control. Yo me volví adicta a los analgésicos. Llamé y me interné en Betty Ford. Así fue que mejoré. Un avance a 2004. Ana conoció al doctor Sandeep Kapoor, un especialista en analgésicos. Perdí a Ana como paciente por una consulta que...